questi animali mangiano e fanno urine e feci esattamente nello stesso posto. Secondo la normativa europea un lupo del genere non dovrebbe esistere. Io sono Andrea Sinesi, responsabile regionale del Movimento Etico Tutela Animali Ambiente. Ci sono degli animali detenuti irregolarmente, legati con la catena all'esterno dell'allevamento, senza cibo, acqua e riparo. Tu non sei nessuno, io ho bisogno dell'autorità, no, 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 quindi no, no, dice, no, tu non sei per il culo, ok, no, andiamo, dai, andiamo. Siamo. Siete voi che prendete per il culo, noi che state che facciamo chissà che cosa. Perché il cavallo è fuori a pascolo, ma stai scherzando. Benvenuti alla prima puntata della nuova stagione di Anno 1. Saluto subito i nostri ospiti Oscar Farinetti, Sergio Capaldo e c'è in collegamento con noi anche Umberto Veronesi da Milano, che ringrazio ovviamente particolarmente. E voglio partire subito raccontandovi questa storia che percorreremo insieme questa sera. Una storia che mi tocca particolarmente, quindi mi perdonerete se questa sera sarò un pochino più emozionata del solito. Un paio di anni fa ho letto un libro che si chiama Se niente importa di Jonathan Safran Foer. Questo autore americano racconta la realtà degli allevamenti intensivi, allevamenti di maiali, polli, mucche, cresciuti in batteria in dei capannoni chiusi, trasportati poi in dei camion per chilometri e la loro carne finisce poi sulle nostre tavole. Da quella volta avevo delle immagini fortissime nella mia testa che non mi sono mai levata e lì ho deciso di capire cosa sono in realtà gli allevamenti intensivi, quello che c'è dentro? E soprattutto mi sono chiesta, in Italia, qual è la situazione degli allevamenti intensivi? E questa sera adesso vi faremo vedere subito quello che abbiamo visto noi. Dobbiamo metterci le tute in fretta, servono per questioni di biosicurezza. Gli animalisti mi hanno spiegato che qui ci sono i suini all'ingrasso, suini che devono raggiungere i 170 kg entro i 9 mesi di vita, per poi essere mandati al macello e diventare prosciutto. La cosa che ti colpisce subito è il rumore assordante di tutti questi maiali messi insieme. Poi l'odore, che va dritto in gola. Guarda quel maiale là, non sta bene, da un occhio non ci vede più ed è agonizzante. Maiali come lui vengono curati? No, assolutamente no. Ciao. Questi tetti sono in Eternit? Sì, in teoria dovrebbero smontarlo, sì, ma questi capanni sono vecchissimi. Beh, se guardi pure l'impianto elettrico. È tutto fatiscente. Ci sono ste ragnatele che sembrano veramente qui da secoli. Quelli che andiamo a vedere qui dentro sono magroni, ovvero sono quel tipo di maiale che è prima... C'è un topo? Prima dell'ingrasso finale, sì. Vedi, vedi. Oddio, quanti topi! Guarda, eccolo un altro. Oddio, un altro lì! Ragazzi, io c'entro. È infestato dai topi? C'è una codina lì che esce di un topo. Lì un altro ancora. Uno. Oddio, guarda quanti laggiù, guarda che camminano tutti. Guarda quanti! Guarda quanto è pieno, guarda il muro! Aspetta, ora guarda il muro, guarda sulla ventola! Posso sentire? È pieno di topi! Dio, sono sopra le nostre teste! Tanto mica ci saltano addosso i nostri topi! E i topi stanno anche nel loro mangime, il mangime che loro si mangiano e poi noi ci mangiamo questi maiali. Cosa ha detto? Aspettate che è successo qualcosa. Gatto a cane, topo sta dicendo che vede una luce, quasi sicuramente era la nostra luce all'interno di un capanno. Gatto a topo, tu vedi.
vedi ancora la luce, il passo. Ok, andiamo fuori. Scappiamo. Non sappiamo se il palo ha visto la nostra luce o quella di una torcia di qualcuno che stava arrivando. Decidiamo però che è troppo rischioso visitare un altro allevamento lì vicino e rinunciamo. La notte successiva andiamo in provincia di Mantova. Gli animalisti si bloccano improvvisamente. Nella casa vicina all'allevamento dove dobbiamo entrare si è accesa una luce. Forse abbiamo fatto troppo rumore e ci hanno sentito. Aspettiamo un po'. Non vediamo movimenti sospetti. Decidiamo quindi di entrare. Qui dentro ci sono solo scrofe. Da una parte quelle in gestazione, dall'altra quelle che allattano i cuccioli. L'odore che ti arriva subito è fortissimo. È una puzza tremenda. Queste sono scrofe di 150-200 kg. E questi sono i piccoli che hanno appena partorito. Quanto deve stare la scrofa all'interno di questa gabbia? Per tutto il periodo dell'allattamento dei piccoli, quindi per diverse settimane comunque. Per diverse settimane, certo. Vive qua dentro in questa gabbia e non si può muovere? Assolutamente, lì ce n'è uno che è agonizzante. Destinato a morire? Probabilmente. Morto, ecco lì c'è uno. Guarda, morto. Quanto potrebbe essere lì? Qualche giorno all'anno prolassato. Una situazione naturale, una scrofa creerebbe dei giaciglie in cui i piccoli si sentirebbero al caldo, accuditi. Come puoi vedere, urina e fa fece esattamente nello stesso punto in cui si siede. Ed è qualcosa che non farebbero in natura assolutamente. Lei non riesce a stare in piedi. Ha un problema di zampe posteriori, vedi che non riesce con quelle davanti, va in avanti, non riesce a sorreggersi. Ed è possibile che qualcuno la curi o no? È più probabile che di fronte a un problema del genere venga direttamente mandata al macello. Lei intanto non riesce a alzarsi sulle zampe anteriori. Non riesce a stare in piedi? No, non ci riesce. Ehi. Queste sono le cannule che vengono usate per l'inseminazione. Tutte le scrofe vengono inseminate artificialmente e tutte le cannule vengono lasciate tranquillamente qui in mezzo alle feci. Quindi è avvenuta proprio da poco l'inseminazione? Sicuramente. L'odore qui è forse quasi più forte che nell'altra stanza. Le feci sono qui da un bel po', mi sembra. Sì. Questa scrofa cosa ha fatto all'orecchio? Non ce l'ha più l'orecchio, è completamente tagliato, come fatto anche dalle placche di identificazione. Guarda quella scrofa là, guarda gli occhi. Non riesce a tenerli aperti. Cosa avrà, un'infezione? Un'infezione. Queste scrofe passeranno all'interno di queste gabbie immobili la loro gravidanza. Passeranno che dura più, quanti mesi? Passeranno più di 3 mesi. Secondo la normativa europea un luogo del genere non dovrebbe esistere, eppure continua a esistere. E come dovrebbero stare? Radunate in gruppi in uno spazio abbastanza largo, con della paglia e principalmente in un recinto. Questa è morta? È morta da diverse ore. Presento un'altra scrofa che è morta. E sono tutte stanze così, una dietro l'altra. Dietro ogni porta c'è una stanza come quella che abbiamo appena visto. Questo è il cibo per i suinetti, pieno di moschini dentro. Ah, ci sono i piccoli, ci sono dei neonati morti. Oddio. Questo è un po' per descrivere il livello igienico sanitario di posti del genere. Ma li buttano così in un secchio? Sì, rimangono così per chissà quanto tempo nei secchi. In questo caso è stato buttato all'interno di un secchio dove erano presenti anche delle code. Le code che vengono amputate ai piccolini. Veronesi, in collegato da Milano, lei ha fatto una scelta, lei ha deciso di non mangiare più carne, lei è vegetariano.
Ci può dire innanzitutto quello che prova davanti a immagini così forti? Ma queste immagini sono per me già abbastanza scontate, perché questi non sono animali, sono macchine di trasformazione, per cui entra del materiale a un certo costo e ne esce un altro a costo un pochino più elevato, e su questa piccola differenza, su un larghissimo numero di soggetti, cioè di animali, l'allevatore riesce a avere un guadagno. Ma lei ha definito gli allevamenti intensivi dei lager. Beh, sì, ma non mi sorprende, ecco, voglio dire che fa parte delle regole di questo gioco al massacro, naturalmente. Io ammetto di distinguere le varie specie e penso che anche l'evoluzione abbia portato l'uomo ad avere razionalità, ad essere una persona che è in grado di rapportarsi con un linguaggio, e che l'animale comunque non sia al pari dell'uomo. Lei nel frattempo, lei fa tantissime cose, non stiamo qui a elencarle, insomma, una vita piena di lavori, ma lei fa anche il lavoro quello della terra, e lei ha anche ucciso degli animali, se dobbiamo essere concreti, no? Voglio, per mangiare. Voglio dire, stavamo parlando del maiale, indubbiamente io da piccolo fino ad adesso il maiale l'allevo, poi arriva a dicembre e ci faccio la ventricino e il capocollo. Ma il maiale, per l'amore di Dio, cosa voglio dire? Voglio dire rispetto, e vorrei tanto che più passa il tempo e più si va verso il sistema vegetariano, anche su questo dovremmo discutere, però possiamo diventare tutti vegetariani e mangiare frutta e verdure e quant'altro, se poi anche lì ci mettiamo veleni per farli crescere in un giorno solo, siamo appunto da capo. Ecco. Quindi una cosa è diventare vegetariano, una cosa si mangia. Detto questo, una cosa è quella schifezza che abbiamo visto, altra cosa è rispettare chi invece rispetta le regole. Il problema è un altro, e chiudo questo mio primo intervento. Quello che abbiamo visto produce degli animali, ma qualcuno le compra, qualcuno le vende, qualcuno le smista. Cioè, voglio dire, intanto può andare avanti quel signore, perché chi deve fare i controlli non li fa, perché la copertura ce l'ha e perché qualcuno ci sta dietro che lo sfrutta. Ora c'è Expo, lo slogan di Expo è nutrire il pianeta. Possiamo usare questa come un'occasione per ridiscutere come ci nutriamo, se dobbiamo o meno ridurre la carne? Secondo lei Expo è la giusta occasione? Sì, dovrebbe esserlo. E invece? Io me lo auguro che lo sia. Me lo auguro che lo sia, perché per adesso non si è visto un grande dibattito su come organizzare un sistema economico, sociale, agricolo per combattere la fame nel mondo. Volete dire, Federica, no, cosa allora, vuoi dire? Io vorrei dire una cosa sull'essere e non essere vegetariani e poi vorrei rispondere rispetto a Expo. Andiamo subito su Expo allora. No, su Expo allora andiamo subito dicendo, vabbè, che è ovvio che non sia dubbioso in parte Farinetti, avendo avuto un'assegnazione diretta senza gara di appalto di 8.000 metri quadri e 20 ristoranti, quindi mi sembra ovvio che non sia dubbioso. A parte questo però, andiamo però nel su quello tema di cui della stiamo carta discutendo. Di Milano, io diciamo sicuramente penso che l'essere o non essere vegetariani sia una scelta soggettiva anche dal punto di vista etico. Però ci sono dei problemi rispetto al fatto che l'Italia e l'Europa stanno andando in una direzione completamente opposta rispetto al contrastare il fenomeno dell'allevamento intensivo. Un nostro nuovo ragazzo che si chiama Andrea, che appunto lui invece si batte proprio per gli animali e magari va a dare un pochino fastidio agli allevatori, vediamo. Allora, lei è il proprietario o il dipendente? Io non sono proprietario, perché te lo sono in affitto qua. Quindi è un gestore? Esatto. Ok, quindi niente, siamo venuti a fare un sopralluogo per riguardo al benessere degli animali. Prima di tutto nelle aziende così non entrate, chiaro. Allora, voi venite con l'ASL, okay. Presenti? No, mi ascolti, allora la legge prevede che le associazioni fanno la loro attività. Vuole che chiamo l'ASL? Certo. Io faccio venire qua l'ASL, subito. La foresta dei carabinieri. Subito. Io sono Andrea Sinesi, responsabile regionale del movimento etico tutela animali ambiente. Ci sono
degli animali detenuti irregolarmente, legati con la catena all'esterno dell'allevamento, senza cibo, acqua e riparo. Tu non sei nessuno, io ho bisogno dell'autorità che mi dice tu. Vieni con lui, andiamo. Siete voi che prendete per il culo noi che pensate che facciamo chissà che cosa. Perché il cavallo è fuori da pascolo, ma stai scherzando. Non è riparo, non ha da bere, solo per questo ci sono delle regole. Ma sono due ore neanche che sono fuori stato avanti. Tu lo vedi deferito l'animale, magro con le costole. Il cavallo è in buonissimo stato. L'unica cosa che sta perdendo il pelo per il periodo invernale. Lui ha passato il periodo invernale e sta perdendo il pelo. Ma il cavallo è in ottime condizioni. Ok, mi faccio vedere un riparo. Un riparo nella stalla. Vieni in stalla, ti faccio vedere la stalla. Dov'è l'acqua? L'acqua non ce l'ha? Non ce l'ha l'acqua, ma sta mangiando l'erba. Ha bevuto stamattina, questa notte. Sono presenti resti di animali carbonizzati. Abbiamo ricevuto una segnalazione per sospetti. Di che cosa? Sospetti di allevamento abusivo e macellazione abusiva. Ma siete niente allevamento abusivo, né niente, voi cosa state con le cose? Io sono pensionato, ho due capre e ce l'ho per passione. Cosa ci teneva lì dentro che c'è tutta la rete? C'è le galline. Ecco, secondo lei si tengono le galline lì? Non si può le galline. Non è un pollaio, quello è un garage, non è un pollaio. Come le libero? Ce lo regalerò a qualcuno, cosa che ne faccio? Da noi. Noi siamo disponibili voi, da voi. Le volete voi? Ve le regalo. Le prendete, ve le do subito. Lei quando fa i controlli negli allevamenti trova che ai suini vengono dati gli antibiotici come prevenzione, cioè a tutti? Sì, ci sono molti casi in cui questi antibiotici vengono dati per prevenzione. Però gli antibiotici non potrebbero essere usati in questo modo, in via preventiva. Diciamo che è un metodo, un sistema di allevamento, quello che rientra nella routine dell'allevamento. Vengono fatte sanzioni quando viene riscontrato che gli antibiotici vengono usati in maniera preventiva? No, veterinari sempre più oberati di lavoro, non vengono assunte persone e che devono continuamente rendicontare dei numeri. Per cui il veterinario spesso va in azienda e non guarda neanche più gli animali. Possiamo restare sullo stesso territorio per 20 anni. Quindi vuol dire, io veterinario ho le mie aziende e periodicamente io faccio tutto il controllo delle mie aziende. Sono sempre io che vado nelle stesse aziende. Verrebbe da dire che forse il veterinario guarda dall'altra parte, gira la testa, fa finta di non vedere certe situazioni. Non tutti quelli che vanno a fare i controlli sul benessere animale sono stati formati su che cosa è il benessere animale. Molti hanno fatto dei corsi di 48 ore. Quindi un corso... 48 ore per sapere come dovrebbero stare suini, ovini, polli. Mi è capitato anche di avere dei colleghi che vedendo che c'erano delle irregolarità, non hanno segnalato l'irregolarità, che vuol dire, per esempio, se un animale è sottoposto a un trattamento farmacologico, bisogna rispettare i tempi di sospensione. Una volta che hai fatto la somministrazione di questo farmaco, questo suino non può uscire dall'allevamento per la macellazione finché non è passato quel giorno. All'interno della carne, che poi dopo noi mangiamo, rimangono i residui di antibiotico. Allora esiste anche un piano di controllo al macello per trovare i residui di antibiotici nella carne, ma sono prelievi random, cioè non sono su tutti gli animali perché ci sarebbero dei costi eccessivi. E poi un'altra cosa mi chiedo, chi è che controlla l'ASL? Da chi viene controllata? Nessuno. Nessuno controlla chi deve controllare. Commenti fuori i nomi degli allevamenti dovete denunciare, che è quello che poi ha detto Farinetti. C'è tutta una questione che stiamo valutando, perché ovviamente come vi ho spiegato, come ho spiegato a Guglielmo, siamo entrati violando la proprietà privata, quindi ovviamente questi allevatori potrebbero rivalersi su di noi e la prima cosa che noi dobbiamo fare è difendere le persone che sono entrate con noi. Queste scrofe con tutte le orecchie bucate sono in queste gabbie piccolissime, topi che camminano sulle nostre teste, pieno di peci ovunque. Sto camminando adesso io direttamente sulle peci, il loro mangime è nelle loro peci, non possono neanche sdraiarsi interamente, non hanno lo spazio. E alcune non hanno neanche l'acqua. Guarda i buchi nelle orecchie. Ha proprio le orecchie tutte bucate. Tutte interamente bucate. C'è un rumore pazzesco e un odore terribile.
Ultima notte, provincia di Brescia. Recentemente qui ci sono stati diversi furti di maiali e gli allevatori sono in allerta. Molti di loro hanno il fucile in casa. Dopo un confronto con gli animalisti decidiamo di andare comunque. L'allevatore abita nella casa adiacente all'allevamento e le luci sono ancora accese. Gli animalisti decidono che è più sicuro entrare dai capannoni del lato opposto. Sembra l'inferno. Qui se passasse la ASL chissà cosa direbbe sull'igiene. Qua è pieno di scarafaggi al muro, alla parete. Vieni, Ram, guarda. Scarafaggi ovunque. Lì sulla parete e poi sopra. Scarafaggi, ragnatele, tutto fatiscente. I topi! Un topo lì in fondo. Topi, scarafaggi, ragnatele, eccolo, guardalo, 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 guardalo. Questo sarebbe l'impianto elettrico? Già. È da un po' che non gli mettono mano. Perfettamente a norma. Ci sono delle ragnatele incrostate qui da non so quanti anni, sembrerebbe. E questo sarebbe l'impianto elettrico. E questi perché stanno in delle gabbie? Questi probabilmente sono vecchie gabbie di gestazione. E sono strettissime queste gabbie, sì, cioè non animali possono mai girarsi dall'altra parte? No, assolutamente no, questi vivono tutto il giorno così. Guarda, e questa? E questa non sta bene. E viene lasciata qui? Eh sì, non conviene curarla e viene lasciata qua, in balia del suo destino. Tutti ammassati uno sopra l'altro, non hanno neanche il posto per stendersi per dormire. C'è un odore fortissimo, veramente va alla gola, un odore di ammoniaca. E c'è anche un gatto fra i maiali. Questo sta addirittura sopra un altro maiale, proprio perché non ci stanno, gli sta addosso. Non riesce neanche a mettere le zampe per terra, non riesce neanche a trovare il suo spazio. E questi hanno la codina mozzata? Sì, sì. Però non potrebbero avere la codina mozzata, tutti, in realtà, sistematicamente. Questo dovrebbe prevenire il fatto che a quest'età qui, in questa fase dell'ingrasso, loro si mordano la coda e si facciano del male fra di loro. Viene tagliata proprio perché altrimenti se la mangerebbero fra di loro, stando, certo, così ammassati. Sì, sì. Guarda gli occhi, guarda gli occhi di questo. Sono malati. Sì. Quell'animale sta malissimo, è uno scesso vicino alla colonna vertebrale. Qua i piedi sprofondano nelle feci proprio, tutte le feci di questi maiali che tutti ammassati defecano in continuazione, quindi non ci sta tutto questo letame. Questo maiale è un altro maiale, gli ha appena defecato addosso. Sì. Guarda. Le feci sono ovunque e anche addosso a loro fresche degli altri maiali. Guarda che sta bevendo negli escrementi. Bevono i loro escrementi perché il mangime sta nei loro escrementi. Come puoi vedere da questa canalina, questi animali mangiano e fanno urine e feci esattamente nello stesso posto. Quindi il mangime viene messo dove fanno le feci? Fondamentalmente sì. Tatuaggio, tatuaggio, lo vedi? Cosa vuol dire quel tatuaggio? Quel tatuaggio che c'è lì sulla coscia identifica questi animali come animali che finiranno per essere quello che è comunemente noto come il prosciutto di Parma.
Cioè, questi maiali che sono qua dentro sono destinati a essere il prosciutto di Parma? Sono suini all'ingrasso destinati ad essere il prosciutto di Parma. È il primo tatuaggio identificativo che viene posto dall'allevatore, il primo dei cinque che quella coscia lì identifica il prosciutto di Parma. Chi era? Hai idee? Usciamo, spegni tutto. Spegni la luce. Aiuto! Oh, attenzione, tranquilla. Scusa. Tranquilla. Ci credevano. Tantissimo, credevano che ci tantissimo. Sì, Giusto, 2 secondi prima stavo per dirvi. Stava terminando il giorno. La macchina, ma veniva proprio qua a vedere, ha visto le luci sicuramente. Ma noi già lì, a me e a te c'è illuminato, Giulia, andiamo. Per cercare di irregolarità, di casi isolati, forse, ma parliamo del problema reale. Speriamo. Miliardi di esseri senzienti vengono rinchiusi in questi allevamenti tutti i giorni, per la loro breve vita vengono trattati come oggetti, per poi fargli sorbire un viaggio verso la morte, verso un chiodo conficcato Valentino in testa perché qualcuno si vuole mangiare ancora il suo corpo. Andrea, Valentino. Io rispetto le persone, ma non rispetto questa attività e questa scelta, perché non è possibile rispettare la violenza, Valentino, che sia essa subita da umani o animali, è ingiustificabile e inaccettabile. Possiamo benissimo mangiare altro. Allora Andrea, io prima di tutto rispetto i tuoi punti di vista, però ti devo dire una cosa, intanto l'essere umano è onnivoro, quindi che tu mi dici la carne non dovremmo mangiarla è sbagliata, perché uno dovrebbe mangiarla o non mangiarla per scelta, il problema è il modo in cui vengono allevati, però il mio punto è uno, allora in primis stiamo parlando se la carne fa bene o non fa bene, però non abbiamo parlato a livello climatico cosa fa questi allevamenti intensivi, cosa fanno, non so quanti sanno, però a livello di inquinamento, produzione di metano, produzione di ossido di azoto. Parliamo del 14,5% delle emissioni di gas serra dovute proprio agli allevamenti intensivi. Agli allevamenti intensivi, roba che fa veramente male. E adesso gli animali sono qui sulla terra per aiutarci a sfamarci, capito? Il problema è il consumismo. No, ti dico una cosa, presiede proprio. Gli animali sono sulla terra per vivere esattamente quanto noi. Valentino, cerca di spiegare il tuo concetto. Comunque volevo rispondere. Aspetta, che ti vuole dire Valentino un attimo. Sì. La legge della sopravvivenza, cosa mi possiamo stai dicendo? Cioè gli animali vanno rispettati, carne. Guarda, Christian, questi allevamenti intensivi creano, cioè esistono soltanto per un motivo, per i soldi, ma se gli animali vengono rispettati nei modi giusti, capito, nei numeri giusti, per sono qui per sfamarci e basta, per ma i soldi. Non ci può essere rispetto dal momento in cui viene ucciso. Innanzitutto questo servizio è stato fatto a Brescia, che è la mia... il mio paese, immagino nella bassa bresciana, visto che ci sono tanti allevamenti di maiali. Quindi tu vivi fra gli allevamenti? Sì, diciamo di sì, ma infatti proprio per questo bisogna comunque scindere le cose. Questi illeciti vanno colpiti e vanno colpiti in maniera molto dura, perché comunque ci rimette sia chi consuma in buona fede, sia tutti quegli allevatori che lo fanno con altri principi. Quell'allevatore che aveva 12.000 maiali e che inquinava tutto, quello là non bisogna dargli le sanzioni, bisogna prenderlo, fagli la domanda, sai cos'è che fai te? Se ti dice di no, lo prendi, lo butti nella vasca dei liquami e gli dici, al momento, questo è quello che si trovano i cittadini qua intorno nella loro acqua, violenza. Non ci possono usare l'acqua leggi, perché si trovano quello dentro. Allora forse a quel punto capisce cosa fa, però bisogna distinguere gli illeciti fatti a scopo di lucro così grandi dall'illecito, come tu hai fatto prima Andrea, che sei andato dal pensionato che aveva là le sue 5 caprette, le 10 galline, che poverino te le ha anche regalate, perché magari quello ti ha regalato 10 galline e poi per mangiare è andato al supermercato a comprare 10 petti di pollo dalla grande distribuzione, non controllati, come le sue galline. Allora, io vorrei sono d'accordo in parte con te, cioè effettivamente non si può partire con un integralismo, capisco totalmente, io vorrei darti un bacio e mangiarti di baci per quello che dici, ma non possiamo cambiare il mondo in un secondo, se no sarebbe tutto molto più facile. No, ma infatti io vorrei fare i complimenti a loro invece, perché io vi faccio una domanda.
perché siamo in due. Dai, su, su, apriamo, via. Sta, devi venire con me. Questi animali che finiscono negli hamburger, che colpa hanno per finire negli hamburger? Hai visto come sono gli allevamenti intensivi? Non ne ho la minima idea. Allora, sono in una cella tutta la vita, dopo qualche mese o qualche anno, animali che vivrebbero 20 anni vengono appesi a ganci e sgozzati, tenendo conto che questo fa ammalare anche le persone, perché negli anni 30 è stato scoperto che il cancro cresce in un ambiente acido e la carne fa diventare il sangue acido. Io prima non sono nata vegana, ero come voi, mi fermavo a mangiare gli hamburger perché dicevo che la carne mi piaceva, avevo quel concetto per cui gli animali devono essere mangiati, questo ve lo inculcano le pubblicità. Se andate nelle oasi vegane a conoscere i maiali e le mucche, veramente sono come i vostri cani, i vostri gatti o qualsiasi animale abbiate a casa. Anche se c'è un animale dentro non vi interessa? Non vuol dire che io odio gli animali, eh? È solo perché mi piace questo cibo. Lo sapevi che per diventare così hanno dovuto fargli questo? Mangiate la morte, cadaveri, quello è un cadavere quel panino lì. Ma mica lo sto uccidendo, eh? Io sono venuto qua, pagato, mangiato, buono. L'Expo 2015, alimentazione ecosostenibile. Sapete cosa significa mangiare la carne? Per produrre 5 kg di carne viene consumato un quantitativo di acqua che una famiglia media usa in un anno. Per nutrire un onnivoro vengono impiegati un appezzamento di terreno che nutrirebbe 20 o 30 vegani. Sono state fatte delle indagini nel nord Italia. 65 indagati gonfiavano vitelli con farmaci come cortisonici, ormoni, antibiotici. Andate su internet, vedrete animali massacrati in tutte le maniere che vi finiscono nel piatto. La signora era un po' inquietata e questo era l'allevamento intensivo, quindi gli animalisti di cani sciolti che criticano questo modello. E questo allevatore sa anche uno per uno i nomi dei suoi maiali, però come fai poi a uccidere i tuoi maiali? Vi facciamo vedere queste immagini prese sotto copertura da Animal Equality. E, il maiale passa attraverso questo corridoio e viene immobilizzato perché poi l'operatore possa fare l'elettronarcosi, che è un processo di stordimento. E l'operatore infatti arriva con degli elettrodi che vengono applicati in una parte precisa della testa perché questo insomma serve per l'elettricità nel cervello, ma lì non so se avete visto, li aveva messi sugli occhi. Questa è la pistola captiva, che è un'altra pratica di stordimento, e qui c'è la jugulazione, cioè vengono tagliati i vasi sanguigni. Questa è la cosa e quindi se poi li conosci e ti affezioni, il macello diventa ancora peggio. Corona! Scusa, posso sapere adesso cosa ne pensa il nostro amico allevatore? Dimmi, Guglielmo, cosa ne pensi. È giusto uccidere un essere senziente per cosa? Un animale che soffre esattamente quanto noi, viene trattato come un oggetto, scientifico parleresti un po' meno. Un chiodo in testa. Il maiale a livello scientifico viene stordito e perde i sensi. E può stordito? Avvenire. Sì, viene stordito, è la normativa europea che prevede quello ed è quello che viene fatto in tutti i macelli. Secondo perché te, il metodo, fammi finire, nel corridoio è il metodo non sapeva, che è ritenuto meno indolore per l'animale. Cosa gli sarebbe vai successo? Vai a lamentarti dalla non sapeva cosa gli sarebbe successo? Che non lo stordissero nemmeno l'animale. Ti dovresti vergognare. Dovresti vergognare che l'animale lo ammazzano senza neanche stordirlo. Lì almeno Corona viene stordito ed è dimostrato che perde i sensi. Inde, vuoi dire una cosa su questo? Perché Guglielmo ti sta prendendo. È giustificabile la ti ha messo in causa, no? Scusa un attimo, Andrea. Guglielmo ha detto che nella pratica, scusa Andrea, nella pratica LAL non si pratica neanche lo stordimento, no? No, non
nella pratica halal non si pratica assolutamente lo stordimento e nemmeno viene colpito con la pistola, ma c'è lo sgozzamento che però va a tagliare una determinata parte. Hai le tue debolezze. Ho le mie debolezze. Per chiudere quei posti basta semplicemente abbandonare la carne, non è necessario andare negli allevamenti. Scusa, ancora però bisogna avere rispetto del lavoro, bisogna avere rispetto di tutti degli altri che non la pensano come te, bisogna avere rispetto di quello che il mondo è sempre stato, perché non si cambia tutto in un secondo. Infatti io non pretendo di cambiare tu il dici, mondo. Tu dici, io ho fatto subito la mia scelta. Come tutte le rivoluzioni si fanno pian piano. No, però, ma anche da soli, appunto, anche da soli, sei bravissimo. Scusate, rispondendo anche all'affermazione precedente, la mia battaglia è una battaglia persa. Abbiamo già raggiunto molti successi, come per esempio la chiusura di Morini e di Green Hill, due allevamenti di Beagle destinati alla sperimentazione animale. Attualmente in Italia non è concesso sperimentare su cani, gatti e primati. Dal 2013 non è concesso svolgere sperimentazioni per cosmetici. Quindi tu dici, non è vero che siamo pian fallimentari. Cambieremo Therese? Tutto. Sì, no, io volevo ricollegarmi un attimo al discorso che faceva. Cerchiamo di limitare, addirittura fermare. Noi abbiamo lanciato un hashtag stop intensivi. Non so com'è andata, Francesco, com'è andato questo hashtag? Diciamo, la campagna è ancora in corso, però questa sera tutto l'umore della rete è sul no carne, perché al 90% ha vinto il sondaggio, per cui dobbiamo arrenderci a questo plebiscito. Ma com'è possibile? Se sono il 7% della popolazione, poi diventano il 90%, potrebbe andare all'infinito. Andrea, il flash proprio. Io spero che stasera non succeda come lo scandalo della Moncler che utilizzava piumini d'oca. Che esattamente, dopo una settimana tutti se ne sono dimenticati. Io spero che la gente a casa, dopo aver visto questi filmati, si ricordi per sempre i loro occhi, i loro pianti, mentre venivano sgozzati per produrre la vostra carne. Ma soprattutto questa è tutta la carne.